Buon pomeriggio e benvenuti a questa edizione del nostro TG6, interamente dedicata ovviamente all'emergenza coronavirus. Partiamo subito con la prima notizia perché la marineria pescarese piange la scomparsa di Mimmo Grosso, figura carismatica e portavoce dei pescatori, autore di tante battaglie per la difesa della flotta del capoluogo adriatico. Il suo ricordo nelle parole di Riccardo Padovano della SIB Abruzzo e vicepresidente di Confcommercio Pescara. Pescara piange la scomparsa di Mimmo Grosso. Padovano, quante battaglie in nome della marineria pescarese avete portato avanti negli ultimi anni? Una grave perdita per la città di Pescara. Guarda, Mimmo Grosso ha ereditato una responsabilità che in passato era di un altro, ma lo ha ereditato, l'ha anche esercitato in modo più corretto e il modo più sensibile è far capire ai dotti, cioè alle persone che stavano dietro le scrivanie, che un patuto, un pescatore, riusciva a mettere d'accordo quelle persone. Le battaglie di Mimmo ne sono state tante e tantissime, non soltanto in Italia, non soltanto in Abruzzo, ma anche nei tavoli europei. Mimmo è stato uno di quelli che ha saputo portare avanti, ha elevato il livello culturale di tutta la marineria pescarese, ma io dico abruzzese, perché è riuscito a portare a termine una battaglia per quanto riguarda la difesa della sicurezza in mare dei pescatori, il dragaggio. Mimmo è stato in grado di di convincere tutte le imprese della pesca di stare un anno fermo e far capire loro che non ha, no, stare fermi in banchina significava sensibilizzare il governo e a dare loro il giusto merito, cioè quello di andare a lavorare con la sicurezza. Mimmo ha fatto le battaglie, ma battaglie non soltanto di manifestazioni, ma ha fatto anche delle battaglie politiche serie dove gli interlocutori, tutti di destra e di sinistra, l'hanno sempre preso in considerazione perché lui parlava, perché lui era altruista e non ha mai fatto interessi propri. Mimmo è una persona a me cara e della mia azienda, della mia città, della mia borgata. Mimmo è stato un fratello, Mimmo è stato vicino a noi anche quando i problemi non erano solo dei pescatori, perché lui diceva che la città di Pescara è una città di mare e tutti quelli che stanno vicino al mare meritano lo giusto riconoscimento. Grazie Mimmo per quello che hai fatto per la nostra città. E adesso cambiamo aspetto dell'emergenza. Con i 5 milioni reperiti nella legge quadro che il Consiglio regionale ha approvato la scorsa settimana, l'Abruzzo ha completato la sua parte di cofinanziamento rispetto al Ministero dello Sviluppo Economico. Per i progetti delle grandi aziende abruzzesi è ora disponibile una somma complessiva di 554 milioni di euro. Milioni di euro a disposizione delle grandi aziende che hanno presentato dei programmi, che sono dei progetti che sono stati ritenuti strategici sia dal Ministero e sia dalla Regione Abruzzo. Ecco perché parliamo di cofinanziamento, 554 milioni di investimenti privati a cui c'è un finanziamento importante del Ministero, a cui c'è un finanziamento importante della Regione Abruzzo. Attenzione quindi alla ripresa delle attività perché è vero sì che dobbiamo stare attenti soprattutto alle piccole e medie aziende, che ne sono tantissime, sono la struttura portante della nostra economia, ma è altrettanto vero che l'Abruzzo è la regione più industrializzata del centro-sud e io credo anche un pochino di più. E questa partecipazione così importante del sistema industriale ai bandi che vengono fatti dal Ministero lo dimostra e lo dimostra soprattutto il fatto che vengono portati avanti nonostante questo momento particolare. Ecco perché ci teniamo a dimostrare che la fase 2, per quanto riguarda la Regione Abruzzo, sarà una fase di ripartenza, di conferma di quello che abbiamo, ma soprattutto di incremento del valore aggiunto che possiamo apportare.
fondi che arriveranno e saranno disponibili da quando? Fondi che sono stati dichiarati disponibili da subito, perché abbiamo già mandato la comunicazione al Ministero dicendo che in bilancio, con l'ultima nostra manovra che abbiamo fatto, la legge che è stata pubblicata qualche giorno fa, abbiamo potuto iscrivere gli ultimi 5 milioni che mancavano rispetto alla cifra complessiva di 16 milioni di euro per arrivare a completare la nostra partecipazione a questo progetto. Quindi soldi liberi, soldi che ci permetteranno di andare settimana prossima a sottoscrivere un importante accordo di programma di sviluppo che riguarda una serie di aziende, 7, capofila la Fater, che riguarda l'economia circolante, di cui parliamo di 109 milioni di euro di investimento, su cui l'Abruzzo chiaramente pone un occhio di riguardo in maniera attenzionata. Come funzionerà questo progetto? Sì, CLIP è un accordo di programma cofinanziato dalla Regione Abruzzo e dal Ministero per investimenti nell'ambito del cluster dell'igiene della persona, investimenti che riguarderanno sostanzialmente iniziative tutte legate alla sostenibilità ambientale e all'efficientamento energetico, e anche con una parte di ricerca e innovazione molto importante. Mi piace ricordare soprattutto che sono 7 aziende tutte abruzzesi che esprimono circa 3 miliardi di fatturato complessivamente, con circa 3.000 dipendenti. Il progetto verrà svolto tutto in Abruzzo e prevede un abbattimento complessivo il 75% dei rifiuti industriali prodotti attraverso la valorizzazione degli stessi in un centro di recupero dei rifiuti stessi e trasformazione in materie prime seconde, ai sensi del decreto Costa del maggio del 2019. Ed è il più grande accordo di programma mai sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico in termini di sviluppo ambientale in Italia. E adesso apriamo la nostra consueta parentesi in diretta. Peraltro i passaggi salienti della conferenza stampa di questa mattina dell'assessore Mauro Febbo li avete potuti seguire in diretta nel corso della nostra edizione straordinaria delle 11. Conferenza stampa a cui era presente Paolo Renzetti. Buon pomeriggio Paolo, che saluto, per parlare di un aspetto ulteriore di questa crisi. Si avvicina ovviamente la festività pasquale, e allora c'è anche un grido d'allarme da parte di Federalberghi. Buon pomeriggio Paolo. Sì, grazie Jacopo, buon pomeriggio, grazie della linea, un saluto ai nostri telespettatori. Siamo a Pescara, all'Hotel Plaza, con il dottor Emilio Schirato, presidente provinciale di Federalberghi. Grazie dottor Schirato per aver accettato il nostro invito. Buongiorno. Diceva Jacopo Forcella da studio, il vostro è un vero e proprio grido di allarme. Il turismo, il settore che più sta risentendo e risentirà di questa emergenza sanitaria, un crollo senza mezzi termini, difficile parlare in altro modo di quello che sta accadendo. Esatto, il settore è in ginocchio, noi siamo chiusi, questo albergo in 57 anni non ha mai chiuso. 800 alberghi in Abruzzo praticamente tutti chiusi, perderemo fra il 90 e il 95% del fatturato quest'anno, quindi è una situazione in cui le misure che sono state pensate fino ad oggi dal governo sono assolutamente insufficienti per salvarci. Il 50% dei nostri alberghi probabilmente porterà i suoi libri in tribunale e non arriverà al 2021. Un grido d'allarme forte, tra l'altro siamo a poche ore dalla Pasqua, una Pasqua recitava un comunicato stampa di Federalberghi Nazionale questa mattina, una Pasqua senza turismo, ma le preoccupazioni maggiori sono sicuramente quelle che riguardano la stagione estiva. Possiamo dire che a questo punto è una stagione estiva quasi completamente compromessa, al di là di quello che accadrà nelle prossime settimane? Esatto, Pasqua senza turismo, 25 aprile, 1 maggio senza turismo, Pentecoste senza turismo, tipico periodo in cui venivano i tedeschi, ma la cosa più grave è che appare compromessa anche la stagione estiva, perché dubito fortemente che ci sarà una ripresa del movimento, se non un movimento strettamente locale, cioè i pescaresi, i teramani che vanno al mare, vanno a Giulianova, noi a Pescara e ci muoveremo lì, ma quello non è turismo.
quello è far girare i soldi all'interno della del proprio territorio, ma l'apporto di moneta fresca dall'esterno, non dico tanto gli stranieri, ma almeno anche gli italiani, il nostro primo cliente in Abruzzo è il cliente lombardo, ecco, dubito fortemente che con quello che sta patendo in questo momento la Lombardia possa pensare a luglio di venire da noi. E di questo momento drammatico per il settore turistico, anche e soprattutto della nostra regione, ha parlato questa mattina proprio l'assessore regionale al turismo Mauro Febo, proprio a margine della conferenza stampa che era stata convocata nella sede del Consiglio regionale. Allora possiamo andare ad ascoltare le parole dell'assessore regionale al turismo, che poi commenteremo con il dottor Schirato. Ma siamo tutti preoccupati, soprattutto perché lo dico, perché lo abbiamo già testimoniato ieri come regioni, 19 regioni più le due province autonome, al sottosegretario Bonaccorsi, andremo mercoledì dal ministro a dire non c'è stata attenzione al settore più colpito da questa pandemia. Il settore del turismo è quello che ha avuto il 95% di crolli, di prenotazioni, di volume d'affari, quindi un danno enorme. C'era stato assicurato un particolare canale di finanziamenti, particolare attenzione, tutto ciò che era stato detto non è stato fatto. Noi chiediamo con forza lo stato di crisi, chiediamo con forza che venga fatto un decreto apposito solo per il turismo, e quando parlo di turismo parlo dei turismi, perché oggi il turismo è una cosa più complessa e quindi tutto un settore, tutta una filiera che viene coinvolta, a cui chiaramente fa parte sicuramente anche la ristorazione che è stata fortemente penalizzata da questo. Chiediamo soprattutto che ci siano somme e incentivi forti, certi e immediati, perché altrimenti noi non ripartiamo. Richiesta dello stato di crisi, queste le parole dell'assessore regionale al turismo Mauro Febo, che si è rivolto anche con parole forti, come abbiamo potuto sentire ai nostri microfoni questa mattina, anche al governo nazionale. Dottor Schirato, diceva l'assessore Mauro Febo, danni che investono il settore per il 95%, la stessa percentuale che lei ci aveva anticipato qualche secondo fa. A questo punto che cosa si può fare, e poi soprattutto che cosa deve fare il governo per non far precipitare quella che è la seconda voce più importante dell'economia nazionale? Allora, io condivido molto quello che dice l'assessore Febo, che il turismo è il grande dimenticato da questi decreti. Anche il decreto di ieri parla di una cifra enorme, apparentemente messa a disposizione ovviamente anche delle nostre strutture, parla di 400 miliardi di euro, ma la verità è che questi soldi non sono dati come ristoro, non sono previsti degli aiuti veri, ma sono dei prestiti con interessi bassi, ma con gli interessi. A 6 anni noi dovremo restituire, quindi tutta questa crisi rimane sul nostro groppone, ce la dobbiamo prendere tutta noi e portarla avanti tutta noi, e le nostre strutture non sono in grado di farlo, perché la botta è stata pazzesca ed è pazzesca ancora adesso. Per cui c'è bisogno, sì, va bene la liquidità iniziale per poter ripartire, che poi dovremo restituire, ma è solo una misura e non è neanche la più importante. C'è bisogno che si pensino misure di ristoro, che vuol dire aiuti concreti, vuol dire far ripartire la macchina e non solo dare la benzina a prestito che poi gliela dobbiamo ridare, ma di darci una spinta. Abbiamo bisogno di una spinta. Che vuol dire? Vuol dire, primo, a livello di governo centrale c'è bisogno che si ripensi con un decreto ad hoc, sono d'accordo con Febo, per il turismo, a delle forme di aiuto fiscale, di sgravio fiscale, per cui non ci danno i soldi, ma almeno non li dobbiamo dare noi all'Agenzia delle Entrate, primo punto. Secondo punto, invece, a livello locale, è di ieri un mio comunicato stampa e una lettera a tutti i sindaci del mio territorio, ma i miei colleghi lo stanno facendo anche per gli altri comuni abruzzesi, in cui chiediamo non la sospensione, ma l'azzeramento per tutto l'anno 2020 di quelle che sono le tasse IMU, TARI, COSAP, occupazione del suolo pubblico e quant'altro, perché solo così si dà veramente una mano e si capisce che il nostro settore è l'unico settore che può far ripartire l'Italia.
Presidente, allora, stando così le cose, scusa, è inutile. Avevo sì. una curiosità, avevo certo. una curiosità per il dottor Chirato. Certo. Al netto del fatto che probabilmente queste misure poi andranno valutate e decise, questo stato di crisi che ha richiesto esplicitamente l'assessore Mauro Febo. Prima il dottor Schirato ha detto in questa condizione il 50% degli alberghi porterà i libri in tribunale. Ecco, ammettiamo anche, facciamo un salto se vogliamo di fantasia, speriamo che sia così, con lo stato di crisi, con gli aiuti, con la mano che ha richiesto il dottor Schirato, quanti di questi invece non porterebbero i libri in tribunale? Ecco, per farla facile. Perché altrimenti poi restano sì, discorsi un po' sulla carta. Certo, diceva il collega Forcella da studio, lei prima parlava del fatto che stando così le cose il 50% delle aziende ricettive alberghiere potrebbe portare i libri contabili in tribunale se non cambierà qualcosa, ma con queste prime misure, anche con lo stato di crisi di cui parlava l'assessore Febo, insomma la situazione potrebbe essere meno catastrofica da come abbiamo potuto capire dalle sue parole, oppure ci vuole davvero una cura da cavallo per cercare di salvare il maggior numero di aziende? Guardi, non è un aiuto concreto, cioè avere oggi la liquidità per ripartire, ma poi doverla restituire in 6 anni con gli interessi, vuol dire aumentare l'indebitamento delle nostre aziende. Allora, le nostre aziende oggi sono indebitate, stiamo appena pensando di uscire da una crisi che è iniziata nel 2008 e ci ha ucciso. Siamo estremamente indebitati, tutti, escluso nessuno. È il nostro settore, perché è un settore che consuma molti soldi, visto che dà molto lavoro a tanti impiegati nel settore turismo, cosa che non è nell'industria. L'industria, il costo del personale è molto più basso, da noi è altissimo, per cui diamo lavoro e diamo lavoro nel territorio, e questo si deve capire, che noi diamo lavoro e diamo lavoro nel territorio. E in questo livello di indebitamento, aumentare ancora il livello di indebitamento perché qualcuno ci presta dei soldi e entro 6 anni glieli dobbiamo ridare, vuol dire che se io prendo 600.000 euro oggi, devo restituire 100.000 euro l'anno per i prossimi 6 anni, in più oltre a quello che devo dare alle banche dei miei mutui. Quindi la situazione così non è assolutamente sostenibile. Lei parlava prima, e poi torno a coinvolgere Jacopo Forcella da studio, lei parlava prima del fatto che le vostre aziende danno lavoro a decine, centinaia, direi migliaia di persone nella nostra regione. C'è anche preoccupazione per i posti di lavoro, per garantire i posti di lavoro da qui ai prossimi mesi? Assolutamente sì. Siamo in questo momento, abbiamo avuto accesso alla cassa integrazione, ma la cassa integrazione dura 9 settimane, dopodiché o noi siamo in grado di ripartire e ci mettono in grado di ripartire e allora cerchiamo di mantenerli questi posti di lavoro, altrimenti migliaia e migliaia, ma non solo i nostri dipendenti, ma tutto l'indotto, perché se entra in crisi il nostro comparto, entrano in crisi tutti i fornitori, entrano in crisi i ristoranti, entra in crisi tutto. Quindi parliamo veramente di decine di migliaia. Jacopo, dottor Schirato, è ancora qualche secondo per noi, se c'è qualche altra domanda. Io no, grazie Paolo, sono qui ringrazio. Per... Abbiamo allora, capito perfettamente insomma, diciamo che le parole del dottor Schirato sono state fin troppo chiare. Io ringrazio davvero dottor Emilio Schirato, presidente provinciale di Federalberghi di Pescara, grazie per aver partecipato al nostro telegiornale. Da Pescara è tutto, linea allo studio. Grazie a Paolo Renzetti, grazie al dottor Schirato di Federalberghi, provincia di Pescara. Noi invece adesso ci spostiamo nell'ambito dei trasporti. Tua non guadagna è uno dei tanti contraccolpi, come avevo visto, non l'unico, dell'emergenza coronavirus, che crea non pochi problemi anche per il trasporto pubblico. Intanto il PD chiede misure per i pendolari.
Già attualmente abbiamo ricavi prossimi allo zero, noi abbiamo cercato di fare tutto quello che potevamo fare sia per contrarre i costi sia per affrontare questa problematica nuova. È stato ricorso alle ferie pregresse da parte dei dipendenti, ricorso alla cassa integrazione, abbattimento di tutti quanti una serie di costi, ma è evidente che tutto ciò non basterà, perché rispetto al minor carburante speso ci sono state spese importantissime per la sanificazione, quindi ci sono meccanismi di compensazione, e dicevo appunto che le problematiche della seconda fase non potranno che essere affrontate in un discorso complessivo che dovrà investire anche la regione Abruzzo. Nessun guadagno per TUA, l'azienda di trasporto pubblico abruzzese. A causa dell'emergenza coronavirus le corse sono state ridotte e i pochi mezzi in giro sono pressoché vuoti. La popolazione viaggia pochissimo, ci sono solo alcune cose in cui rileviamo delle presenze che sono comunque marginali, e le difficoltà che abbiamo anche segnalato in alcune circostanze emerge dal fatto che TUA, avendo sostanzialmente più comuni limitrofi che serve, ha dovuto prestare particolare attenzione allo spostamento da comune a comune, cosa che in alcune circostanze non aveva giustificazione da parte di coloro i quali ci stavano servendo del mezzo pubblico. I mezzi pubblici sono sanificati, ma continuano a rappresentare un rischio per chi è costretto a usufruirne per andare al lavoro o fare la spesa. Inoltre, tramite gli autobus è possibile spostarsi liberamente da comune a comune, eludendo più facilmente i controlli. Siamo partiti dall'immediata sanificazione e fornitura dei presidi individuali ai nostri dipendenti, la sanificazione degli uffici, dell'officina, degli autobus che giornalmente sono oggetto di tutta una serie di misure così come previsto dalla legge. Intanto il PD abruzzese chiede misure a sostegno di studenti e lavoratori pendolari. Molti infatti si erano già muniti di titolo di viaggio e abbonamenti per recarsi a scuola e in ufficio, ma ovviamente in questo periodo non possono usufruire delle corse già pagate. Così nell'ultimo consiglio regionale l'opposizione ha proposto di stabilire la possibilità di recuperare in seguito i trasporti già pagati, ma finora dalla regione nessuna risposta ai pendolari. L'Istituto Zooprofilattico di Teramo ha sviluppato una app che, scaricata sui telefonini, aiuterà a tracciare i casi positivi da Covid-19 ed evitare così il contagio. La nuova applicazione si chiama Epic, sarà facile da usare ma efficace solo se il 60% della popolazione se ne doterà. Tania Bonnici Castelli. Anche lo smartphone diventerà un'arma preziosa contro il coronavirus. Si chiama Epic ed è un'app per i dispositivi mobili in grado di tracciare e controllare i casi di contagio da Covid-19. Ad averla sviluppata è stato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, che ha risposto con questa invenzione all'iniziativa promossa dai Ministeri dell'Innovazione Tecnologica, dell'Economia e della Ricerca. Il gruppo di lavoro che ha creato l'app è guidato dall'ingegner Luigi Possenti, responsabile del Centro Servizi Nazionale Anagrafi degli Animali dell'IZS Caporale. Dottor Possenti, ci spiega semplicemente come funziona quest'app? Si basa su un principio abbastanza semplice, cioè la possibilità dei telefonini di comunicare tra di loro attraverso il sensore del Bluetooth. E quindi fondamentalmente l'app è stata pensata per fare in modo che ciascun telefono riesca a tracciare i telefoni con i quali entra in contatto ravvicinato. L'utente cosa deve fare in particolare? Ma l'utente nulla di particolare, deve soltanto installare l'app e si installerà da uno degli store, come si installano tutte le app diciamo che vengono distribuite normalmente, e poi deve soltanto attivarla o disattivarla. Cosa avrebbe scritto sul cellulare? Quale sarebbe la notifica che arriva? Lui sul cellulare non ha nulla fino a quando l'autorità sanitaria non decide di mandare un messaggio, e il messaggio le autorità sanitarie possono mandarlo soltanto nel momento in cui
avendo identificato un soggetto positivo, risultato positivo, estraggono dal cellulare del positivo l'elenco dei contatti, quindi l'elenco dei codici, dei telefonini che sono venuti a contatto con lui nei giorni precedenti. E in quel momento l'autorità sanitaria identifica i contatti più a rischio, quelli che hanno avuto una maggiore frequenza, quelli che sono stati molto più vicini, quelli che sono stati per molto tempo a contatto con il soggetto risultato positivo, e solo in quel momento, scegliendo quindi i soggetti più i codici dei telefonini dei soggetti più a rischio, l'autorità sanitaria manderà un messaggio su quei telefonini, senza sapere a chi lo sta mandando, però gli manderà un messaggio. Dottor Possenti, ma per funzionare dovrebbe essere obbligatorio per tutti scaricare l'app? Allora, ci sono degli studi degli studi scientifici che dicono che sistemi di questo tipo, cioè di tracciamento, di contact tracking, come viene detto, sono efficaci se almeno il 60% della popolazione ha installato un'app del genere. Perché si chiama EPIC? EPIC è l'acronimo di Epidemic Control, però è anche un nome, insomma, evocativo. Stiamo forse vivendo un momento epico che sarà ricordato nella storia. Per evitare passeggiate, picnic e pericolo di assembramenti, i comuni di Pescara e di Montesilvano, d'accordo con il prefetto e il questore, hanno emanato una ordinanza che chiude i possibili punti di ritrovo più sensibili delle città, tra cui spiagge e ponte del mare. Ascoltiamo l'appello del primo cittadino di Pescara, Carlo Masci. Cari pescaresi, la nostra riviera, la nostra spiaggia, il ponte del mare sono molto più che cartoline della nostra città, sono elementi di identità, descrivono la nostra appartenenza, il nostro stile di vita, il piacere di stare insieme e di condividere le bellezze della città. Ve lo dice uno di voi che Pescara la ama. La pandemia di coronavirus ci ha costretti e continua a costringerci a rinunciare a tutto questo. Non possiamo, non dobbiamo, soprattutto adesso che la primavera ci regala queste splendide giornate, troviamo in noi stessi la forza di una scelta di responsabilità a non uscire e a rimanere a casa. Molti di voi lo stanno facendo, lodevolmente, altri no. Per coloro che nonostante tutto ritengono di potersi riappropriare della normalità con comportamenti che avrebbero conseguenze gravissime nella lotta al contagio, abbiamo concordato con il sindaco di Montesilvano, il prefetto, il questore, un'ordinanza che ha vigore per tutto il periodo pasquale, da venerdì 10 a lunedì 13 aprile. È vietato in questi giorni frequentare la spiaggia, i marciapiedi lungo la riviera, il ponte del mare, il porto turistico e la golena, la strada parco e le aree verdi litoranee e collinari, al di fuori delle già previste chiusure dei parchi cittadini. Il controllo sarà effettuato anche dall'alto, con i droni in dotazione alle pattuglie della Polizia Municipale. Raccomando a tutti che nel periodo delle festività pasquali vanno evitati in ogni modo ritrovi e raduni conviviali negli appartamenti e nei giardini e parchi condominiali. Non dimentichiamo neanche per un momento che stiamo attraversando un'emergenza serissima, che ha richiesto e continua a richiedere misure eccezionali per contenere e impedire ogni forma di contagio. Troppi pescaresi si sono ammalati per questo maledetto virus e altri ci hanno lasciati, colpendoci nella sfera familiare, delle amicizie e degli affetti. L'unica forma efficace di lotta al Covid-19 è il distanziamento sociale, come raccomandato dalle massime autorità sanitarie nazionali e internazionali. Non è tempo di scampagnate e di picnic, abbiamo il dovere di resistere ancora un po', stiamo uniti anche se siamo lontani. La regione ha lasciato da soli gli amministratori dei comuni della zona rossa dell'area Vestina che affrontano l'emergenza. Parliamo di Penne, Civitella, Farindola, Montebello e Picciano. Questa è la denuncia del consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli. Consigliere Blasioli, parliamo della zona rossa dell'area Vestina e dunque della provincia di Pescara. Lei denuncia l'abbandono da parte della regione degli amministratori locali, soprattutto per quanto riguarda l'effettuazione dei tamponi, è così? Sì, intanto va detto che la zona rossa nell'area Vestina non è stata disciplinata con la prima ordinanza del 18 di marzo, quindi già lì c'è un grande ritardo perché era stata la stessa ASL a chiedere che anche nella zona Vestina, in questi paesi in particolare, ci fosse la zona rossa.
disciplinata nel 25 di marzo, quindi con la seconda ordinanza c'è un abbandono totale degli amministratori. All'inizio, perché è stato concesso ai sindaci un potere derogatorio per le uscite e le entrate nei loro comuni, ma questo ha determinato una mancanza di armonizzazione tra i vari comuni. Pensate che ci sono lavoratori della stessa azienda che, se partono da un comune, possono andare a lavorare perché il sindaco deroga alla loro mobilità, e se partono da un altro comune invece non possono andare. Questo naturalmente si rivela in termini di ritorsione soprattutto nei confronti dei lavoratori precari ed è un danno. Avevamo chiesto con una nota del 6 di aprile di armonizzare questo procedimento, ma ad oggi non c'è stata nessuna risposta. Avevamo chiesto che le imprese produttrici di quella zona, soprattutto quelle che producono prodotti tipici che nella settimana di Pasqua fanno la maggior parte del loro fatturato, soprattutto in termini di carne per esempio, avevamo chiesto che fossero derogati più di un'uscita a settimana, ma anche qui nessuna risposta, nulla per quanto riguarda gli incentivi economici, ma la chicca è, diciamo, è l'ultimo annuncio del presidente Marsilio, tamponi per tutti anche nell'area Vestina, annuncio di 2 giorni fa e purtroppo però gli amministratori del territorio non sanno assolutamente nulla di questo, sono stati raggiunti da centinaia di telefonate per chiedere spiegazioni sui tempi, sulle modalità eccetera, ma non hanno saputo dire assolutamente nulla, quindi abbandono totale in termini di ritardo, in termini di mancata condivisione anche di momenti costruttivi che abbiamo portato avanti con gli amministratori di Farindola, Montebello, Civitella, Penne e Picciano, e ora adesso anche questa ennesima presa in giro. Io chiedo innanzitutto che si faccia una riunione urgente con gli amministratori locali per armonizzare le regole, per fare in modo che nell'area rossa ciascun comune abbia le stessissime regole, perché è molto importante per questi amministratori. Chiedo che si tenga conto in particolare di chi produce nell'area Vestina e chiedo soprattutto che ci sia un raccordo con gli amministratori anche in termini sanitari proprio per questi tamponi. E a proposito di zona rossa, partiranno dopo Pasqua i tamponi per circa 700 persone all'interno della zona rossa dell'area Vestina. Intanto, nei giorni scorsi in molti avevano parlato della possibilità di revocare la zona rossa, che invece potrà avvenire solamente dopo lo studio della ASL di Pescara. Stefano Recanati. Partiranno con molta probabilità dopo le festività di Pasqua i tamponi nei comuni appartenenti alla zona rossa dell'area Vestina. Così come è accaduto nei giorni scorsi in Valfino, la ASL sarà presente sui comuni di Penne, Farindola, Montebello di Bertona, Civitella, Casanova e Picciano per effettuare test ad un numero di circa 700 persone. Anche in questo caso ad essere sotto la lente di ingrandimento saranno quelle persone che hanno avuto contatti acclarati con persone positive al Covid-19, persone con sintomi riconducibili al nuovo coronavirus e a tutti quei residenti che per vari motivi hanno contatti diretti con il pubblico. Le modalità di svolgimento dei tamponi saranno comunicate nei prossimi giorni dalla ASL di Pescara e dai comuni interessati. Noi abbiamo dato disponibilità al presidente Marsilio e al direttore generale facente funzioni della ASL, Antonio Caponetti, sostenere e di partecipare all'organizzazione di questa iniziativa. Sono tanti, ricordavi bene, un numero molto alto e chiaramente occorre la massima attenzione da parte di tutte le autorità competenti, proprio perché l'obiettivo è quello di contrastare la diffusione del virus sul territorio. Nei giorni scorsi si è parlato più volte anche della possibilità di revocare la zona rossa dopo il 13 aprile, data di scadenza dell'ordinanza del presidente Marsilio. Anche questa scelta, ci conferma l'assessore Petrucci, è una decisione che prenderà il comitato scientifico della ASL una volta approfonditi i dati sui nuovi contagi e dopo aver stilato una relazione approfondita. Oggi, alla luce degli ultimi dati a disposizione della ASL, la stessa azienda sanitaria dovrà valutare se questi dati sono in diminuzione, cioè non ci sono più i contagi, oppure praticamente la curva è ancora stabile. Ecco, bisogna valutare e analizzare nei prossimi giorni questa scelta. E la scelta chiaramente viene dall'ASL, gli enti preposti come appunto la Regione Abruzzo emanano praticamente l'ordinanza solo a seguito di un pericolo. Il focus finale è sul Covid Hospital San Massimo. C'è bisogno di personale per sostenere i pochi operatori sanitari che da settimane operano incessantemente all'interno del nosocomio. È necessario praticamente sostenere la struttura con il nuovo personale, perché l'attuale personale sanitario è stanco dopo tanti turni,
dopo anche i ricoveri che si sono susseguiti dall'inizio dell'emergenza nel nosocomio pugliese. Ovviamente c'è ancora molto da lavorare perché non siamo ancora fuori pericolo, io lo ricordo sempre, invito la popolazione a restare a casa. Ci sarà molto probabilmente la fase 2, rispetto alla quale bisognerà comunque mantenere alta l'attenzione, ma soprattutto lentamente e gradualmente dobbiamo tornare alla normalità. Nell'ambito dei controlli sui dispositivi di protezione individuale, gli uomini della tenenza di Roseto della Guardia di Finanza hanno rilevato irregolarità in 3 imprese operanti a Pineto e Tortoreto nel commercio all'ingrosso e al dettaglio. Sequestrate 8.800 mascherine chirurgiche ritenute non sicure in quanto prive del relativo fascicolo tecnico e di autocertificazione sostitutiva, e poi sono stati sequestrati 5.519 litri di prodotti antisettici disinfettanti contenuti sia in cisterne che in 3.279 confezioni, oltre a 63.000 etichette esplicative del prodotto. In quest'ultimo caso i flaconi e le taniche contenenti disinfettanti e gel igienizzanti confezionati per la vendita, pur riportando sulle etichette esplicative la dicitura antisettico e disinfettante e il pittogramma raffigurante una croce di colore rosso, sono risultate prive dell'autorizzazione del Ministero della Salute. Per i dispositivi di protezione individuale, invece, i finanzieri hanno rilevato una sostanziale difformità tra quanto indicato nel certificato di conformità e quanto riportato sia sulle scatole della confezione che sulle mascherine che sono state esaminate. Oltre al sequestro delle mascherine, nei confronti di ciascun responsabile segnalato per competenza alla Prefettura di Teramo, è stata contestata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 21.400 euro ad un massimo di 128.400 euro. La Camera di Commercio di Chieti Pescara ha annunciato lo stanziamento di 5 milioni a sostegno di imprese e liberi professionisti. Dall'ente anche un corso gratuito sulle realtà digitali per essere pronti ad un mondo sempre più smart, soprattutto dopo l'emergenza. 5 milioni a sostegno delle imprese del territorio è la somma stanziata dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara, che già pensa alla ripartenza del tessuto economico locale. I 5 milioni saranno destinati a misure di supporto alle aziende tramite modalità ancora da stabilire, ma volte all'immissione di liquidità nelle imprese chietine e pescaresi. La Giunta Camerale ha stanziato un importo consistente, 5 milioni di euro, proprio per realizzare delle azioni che siano sia di supporto al credito e alla liquidità delle imprese e anche azioni, progetti di ripartenza del territorio. La Camera di Commercio investe anche in un ciclo di formazione gratuito rivolto ad aziende e liberi professionisti che vogliano incrementare le proprie capacità digitali. Abbiamo chiamato il progetto Formarsi per non fermarsi proprio perché l'idea è di utilizzare questo periodo di stop forzato per consentire alle imprese, ai liberi professionisti di acquisire competenze che consentiranno poi di essere pronti alla ripresa. E vuole essere un contenitore di appuntamenti gratuiti e fruibili via web, proprio per stimolare l'acquisizione di nuove competenze digitali, per mettere a frutto appunto il periodo di smart working anche per gestire meglio le comunicazioni e le relazioni da remoto, per farsi trovare chiaramente pronti alla ripartenza del mercato e alla fine per recuperare in qualche maniera il senso di vicinanza e di appartenenza in un momento in cui i contatti sociali sono particolarmente difficili. L'emergenza coronavirus infatti ha dato una notevole accelerata a un processo in cui già eravamo immischiati, quello della digitalizzazione. Al termine della crisi sanitaria ci troveremo probabilmente in una società mutata e tra smart working e delivery anche il mondo del lavoro è destinato a non essere più lo stesso. L'idea è proprio quella di consentire una formazione che possa poi essere messa a frutto anche nella post emergenza, perché sicuramente cambierà anche il mondo del lavoro. Non è un caso che il primissimo ciclo di seminari, quello che appunto avrà avvio la settimana prossima, realizzati nell'ambito del PID, che il punto impresa digitale della Camera di Commercio Chieti Pescara, sono rivolti proprio allo smart working, cioè questa nuova modalità di lavoro agile che
tutti noi siamo stati in qualche maniera costretti, no, a utilizzare in questo periodo di emergenza e che sicuramente avrà un seguito anche in futuro. Questo era il nostro ultimo servizio, la prima edizione del TG6 termina qui. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Prossimo aggiornamento con il telegiornale alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.